Mister Ness, il Frosinone cresce bene, 3 gol rifilati al Rieti, buone indicazioni, credo, in ottica futura. Sì, oggi è stata una partita vera contro una squadra comunque di categoria sotto noi, perciò la partita mi è piaciuta molto, i ragazzi si stanno impegnando, buona mentalità, aggressione in avanti, ho visto cose veramente buone. Possiamo migliorare, dobbiamo migliorare ancora, però la strada è giusta, i ragazzi si applicano, perciò il primo allenatore a 7-8 giorni dall'inizio ci sono buone cose, ho visto veramente buone cose. In cosa deve migliorare il suo Frosinone, mister? Ma è a tutto, perché siamo 8 giorni, abbiamo iniziato adesso, deve migliorare in tutto, poi vedremo. Quando uno torna alle vacanze non sai perfettamente come sta, uno dovrebbe fare qualcosina in più durante le vacanze e arrivare, perciò quando si inizia, forse abbiamo iniziato un po' forte, non lo so, però ci sta. Piccole cose, tutte piccole cose, però spero che da giovedì, quando andiamo in Trentino, abbiamo tutti a disposizione. Andiamo con calma, vediamo come si svilupperà la seconda parte del ritiro e poi vediamo a che punto arriviamo. Mister, le chiedo una battuta, in chiave mercato si parla tanto in queste ore di Paganini e Ciano, quanto sarebbe importante, insomma, per lei tenerli? Ma è importante, poi questo parla i direttori, Frate Salvini, c'è il presidente, ci parliamo spesso, diamo delle indicazioni, poi vediamo cosa succederà ancora, il mercato è aperto per molto e perciò ancora è lunga.